Arriva a distanza di 17 anni dal tragico attentato firmato Al-Qaeda all'ambasciata americana di Nairobi il primo viaggio di un presidente degli Stati Uniti in Kenya. La visita di Obama nella terra in cui è nato suo padre comincia oggi per concludersi domenica quando il leader partirà alla volta dell'Etiopia. Barack Hussein Obama Senior era originario di questo villaggio, Kojelo, dove tutt'oggi vive mamma Sara, la terza moglie di suo nonno, che il presidente chiama affettuosamente Granny, cioè nonna. Obama però, secondo quanto previsto dal programma ufficiale, a Kojelo non ci andrà, presumibilmente per questioni di sicurezza. La gente di Nairobi accoglie con entusiasmo e speranza quello che ritengono ed è a tutti gli effetti un loro figlio. Liverson Mokomo è convinto che Obama, nella sua due giorni Kenyota, parlerà di corruzione, una piaga che affligge la popolazione. Con il presidente aggiunge: vorremmo parlare anche delle opportunità lavorative per noi cittadini, in un tempo in cui a farla da padrone sono gli scontri fra tribù. C'è anche chi ritiene quasi inopportuno l'arrivo del numero uno a stelle e strisce. È solo un modo di guadagnare per il governo, dice questa kenyota. Altissime le misure di sicurezza disposte. La visita di Obama potrebbe infatti attirare l'attenzione dei miliziani somali di Al-Shabaab, gli islamisti legati ad Al-Qaeda, autori di numerosi attacchi terroristici. Lo spazio aereo su Nairobi è stato chiuso. Le strade della capitale, che saranno attraversate dalla delegazione presidenziale, sono blindate. 10.000 poliziotti schierati, a cui si sommano centinaia di agenti del Secret Service USA. E proprio la sicurezza e la lotta al terrorismo saranno gli argomenti che Obama affronterà con il presidente Kenyatta. Altro tema, quello dei rapporti economici fra Stati Uniti e Africa, definita dallo stesso presidente come una regione dall'incredibile dinamismo che, nonostante le mille difficoltà, dispone di uno dei mercati in più rapida crescita al mondo e vanta popolazioni straordinarie. Ad attendere Obama anche la Chiesa kenyota, preoccupata che il presidente americano possa invocare misure per il controllo delle nascite o in favore dell'omosessualità. Spero si limiti allo scopo economico della sua visita, sono le parole del vescovo di Embu. Penso, ha concluso, sia sbagliato spingerci ad accettare qualcosa che consideriamo moralmente sbagliata.